per testimoniare e ricordare che diceva da ultimo Valentina sulla serietà e l'impegno dei parlamentari del PD sulle questioni che sono state al centro di questa bella ma anche utile iniziativa. Bene ha fatto Emiliano Minucci, un parlamentare giovanissimo che è entrato da poco a far parte del Parlamento, e lo testimonio io essendo presidente della sua commissione, dell'impegno, della serietà, della concretezza, diciamo che anima il lavoro di questi giovani parlamentari su materie estremamente importanti, ma che, come dicevano alcuni, non bucano, non sono davvero l'oggetto curioso e affascinante dei media. Però siccome noi, come dire, abbiamo il senso della responsabilità, siamo sempre permanentemente animati da una sincera cultura riformista, vogliamo partire anche da queste cose. Io vedo qui diversi interlocutori che spesso sono stati alle nostre iniziative, parlamentari di partito, di area, l'amministratore della Polstrada, Cellania, da dove viene l'ingegner Castellucci, Cellanci. Voi sapete che noi il cantiere della sicurezza stradale lo abbiamo aperto. Io non voglio fare polemiche. Guardate, capitalizziamo al massimo il fatto che a Porta Pia c'è un ministro molto serio, molto affidabile, che ha assunto questo incarico da diverse settimane e che ci consente davvero di riprendere in mano alcune battaglie che sono decisive. Io adesso non parlo dei porti, delle infrastrutture, non parlo della riforma del TPL, di quella agenda che è diventata corposa di nuovo da qualche settimana da questa parte. Vorrei stare al tema della sicurezza stradale. Me ne occupo da qualche anno. Guardate che la delega al governo è una cosa seria, è stata esercitata dalla Camera, ci abbiamo lavorato diversi mesi al Senato e lì in commissione da diversi mesi va sollecitata, perché a fine di quell'esame noi avremo il codice stradale più aggiornato e anche, lo posso dire, con, ci parliamo sempre male di nuovo i limiti quando ci confrontiamo con l'Europa, è il codice migliore, perché quello vecchio dava 20 anni, le norme erano diventate 300, era una serie di strati sovrapposti che non consentivano pure una conoscenza, non c'è dubbio. Io ho visto, perché mio figlio sta prendendo la patente, insomma, la roba dai tempi miei, il volume si è triplicato, significa che le norme sono cresciute a dismisura. Cioè, semplificare le norme, renderle efficaci, tenendo conto dei grandi cambiamenti, da questo punto di vista ci fa diventare europei. Un altro dato, come dire, con alti e bassi. Quando noi abbiamo sottoscritto diverso tempo fa gli impegni con l'ONU sulla notte, li abbiamo anche rispettati, li abbiamo smezzati, non basta, sono ancora troppi, sono 3.000, sono decine di migliaia, centinaia di migliaia di feriti. C'è un costo, come dire, morale, sociale, economico, che incide sul PIL, anche da quel punto di vista dobbiamo affrettarci. Il codice. Qui ci sono anche i rappresentanti delle associazioni dei familiari vittime della strada. Finalmente, insomma, dopo l'ennesima ondata emotiva, dopo gli ennesimi efferati episodi che si sono verificati, il Senato ha licenziato. E da noi, omicidio stradale e anche ergastolo della patente, modulato in quel modo, è, come dire, una cosa molto giusta che va nella direzione della certezza della pena e offre margini di interpretazione delle norme meno arbitrari, perché, ma nel codice c'erano le norme, spesso le hanno applicate. Guardate un punto che viene eluso, io non voglio polemizzare con nessuno, ma noi stiamo
come dire, rendendo le norme più severe, le norme più nette, ma dobbiamo fare grandi passi in avanti sul tema dei controlli. E io dico, se no possiamo mettere anche la pena di morte sul posto, indicare chi si rende, adesso forzo il concetto, ma se i controlli rimangono 1,5 milioni, 1,4 milioni, a fronte di un parco veicoli di 40 milioni di macchine, non so quanti milioni di motociclette di due ruote, tu hai un rischio di essere beccato ogni 30-40 anni. Diceva, che era Castellucci, quando vengono in Italia diventano italiani, anche i tedeschi o gli svizzeri, quando andiamo lì, ma guardate, non è un problema dell'attitudine, è un problema di certezza che se vieni beccato, da noi non vieni beccato, da noi vieni beccato, e ha funzionato, il dottor Lapistrada, direttore generale, quando abbiamo fatto le campagne sulle cinture di sicurezza e quando abbiamo fatto le campagne per abbassare, diminuire l'incidentalità e di conseguenza i morti delle stragi del sabato sera. Cioè, insistendo in quel modo, hai cambiato anche l'abitudine dei giovani. Una volta anche da Roma, da lì si andava fuori, Ostia, non è la mia generazione, quella di Mucci, sì, le discoteche dislocate. Adesso i giovani preferiscono rimanere nel quartiere o andare a fare lo struscio nel centro. Sapete quante vittime abbiamo risparmiato? Perché il sabato sera uscivano le pattuglie, si intensificavano i controlli, c'erano più risorse. Allora, la prima questione è certezza delle pene, intensificare la repressione, ma aumentare i controlli, se no non ci capiamo. E io dico anche agli amici della Polstrada, voi dovete, perché siete voi coordinatori insieme a tutte le altre forze, quando serve contro di noi, contro i legislatori, alzare anche la voce, perché se no, che ci vengono, noi abbiamo la delega che prevede che una parte degli introiti, tipo la punta, degli introiti da monte vadano, poi arrivo sulla sicurezza, sui manti stradali, vadano a voi. È così. Abbiamo messo nella mia regina, che è uno stralcio di 10 norme, la stessa norma, il MEF, che fanno il loro mestiere e dicono no, e no. Quelle risorse vanno lì per gli straordinari, per le macchine, per i turni, eccetera, perché se noi non portiamo come i tedeschi e i francesi i controlli a 6-7 milioni, siamo italiani, fatta la norma trovata, non si può fare. Perché, ripeto, l'obiettivo, la battaglia di civiltà che stiamo combattendo è portare i morti a zero. Allora, vicino alla polizia di Stato, vicino alle pulizie, diamo le risorse. E facciamo anche questa battaglia sulla formazione, che non è solo repressione, bisogna educare, bisogna fermare, quello che si sta sempre facendo, le scuole, le campagne, diciamo, dei media, in televisione, tutto quello che va fatto. La sicurezza, ripeto, per il nostro paese, al punto in cui siamo arrivati, tutto quello che si mette lì in termini di risorsa è un investimento. Le multe, c'è lì l'amico dell'ANCI, ma insomma mi dovete spiegare bene, poi Filippeschi mi smentirà, ma insomma noi abbiamo in Italia un monte multe di 2 miliardi, 2 miliardi e mezzo, ma 3 qua ognuno non si riscuotono tutti, e la colpa non è che abbiamo fatto lo sconto del 30% per chi paga in più, la colpa è la storia degli agenti riscossori, delle agenzie, delle distrazioni. Quello è il punto. Non perché, cioè, le volte io ci ho polemizzato, dice da lei quando ha fatto nome la mia, ma lo sa che si paga di meno, ma che vuole? Si paga di meno, come insomma negli anni di crisi, come si paga meno il mutuo, come si paga, c'è la crisi, c'è la crisi dei consumi interni, c'è la crisi, non si pagano le bollette, ti staccano il gas e forse anche per le multe. Allora anche lì io credo noi dobbiamo fare un patto tra tutti i protagonisti, una campagna di messa a punto delle norme. Abbiamo la delega al governo, 7-8 mesi sarà pronta per il nuovo codice, che non ve lo sto raccontando, ma è una cosa
importantissima, perché, come dire, si suddivide tutta la parte dei comportamenti scorretti alla guida che conosciamo tutti con la parte che riguarda le pulizie, gli enti locali, le norme, le tecnologie, i produttori, la sicurezza stradale. E quella è una questione. C'è l'omicidio, che io credo, spero, diventi legge prima dell'estate, deve adesso essere incardinato da noi, e poi ci sono queste 7-8 norme, la cosiddetta leggina, che era lo stralcio che anticipava alcune norme del nuovo codice. L'ergastolo della patente non serve più, che l'hanno messo lì per fortuna. C'è questo tema, poi ci vengo, non perché qui c'è l'ania. 4 milioni di automobilisti non pagano l'assicurazione. E allora, siccome si possono perseguire immediatamente, rintracciare utilizzando le banche dati, quelle che ci sono accorpando, quella è un'entrata per alimentare il fondo della sicurezza, il fondo lì, ed è anche, secondo me, una situazione che potrebbe, io non propongo nulla, però prevedere da parte dell'ANIA qualche volta qualche atto di generosità rispetto ai temi della sicurezza. Questo è il punto, noi dobbiamo fare anche un patto sulle risorse, guardate, insomma, la rete stradale in Italia basta, è messa nelle condizioni che conosciamo, non c'è manutenzione dappertutto, ma soprattutto è suddivisa. I concessionari autostradali, poi c'è la rete dell'ANAS, poi ci sono le strade regionali, ci sono anche le strade regionali prima di arrivare, le strade consolari, tutte le strade possono andare, ma una parte sono strade regionali, qui c'è l'ingegner Malano, del presidente dell'Astral, che ce lo potrà dire, anche loro, le aziende regionali, vivono di proventi di poste messe nei bilanci regionali. Ragioniamo e riflettiamo, strade provinciali e strade comunali. Guardate, insomma, questo governo, il Del Rio in modo particolare, lo ha ribadito, insomma, si sta facendo con la difesa del sole, come fare, non le opere faraoniche, ma apriamo tanti cantieri per una grande manutenzione, sempre alla fine c'è il denominatore comune della sicurezza, le frane sulla sicurezza, le strade sulla sicurezza, e quello, dobbiamo ragionare in questi termini. Allora, non c'è scampo. Già anticipandolo nella norma della leggina, noi metteremo una norma che dice, senza dover penalizzare nessuno, l'ANAS, so quanti, 15-16 mila chilometri che gestisce, non c'è una linea, adesso c'è anche il nuovo corso, per fortuna, lo dico io, diamo X dei proventi delle multe nazionali all'ANAS, perché le autostrade, te credo, con quelle tariffe hanno risolto i punti neri, e ci mancherebbe l'ANAS, se non prende finanziamenti da, e allora bisogna fare un ragionamento. Voi sapete che l'ANAS non può combinare multe perché sono paragonati a livelli delle concessioni dello Stato, e diamo all'ANAS, non perché dobbiamo perseguitare, diamo all'ANAS la possibilità di introiettare i proventi delle multe, o una parte, oppure se li tenga al MEF, ma una parte li destini obbligatoriamente per intervenire, non per fare la strada nuova, perché sulla sicurezza, facciamoli fare quello, e su quello non si può transigere. Seconda questione, ma questo vale pure per le strade regionali, che non sono figlie di nessuno, le strade sono comunali, sono dell'ANAS o sono provinciali. Abbiamo fatto la riforma, la classificazione nel 2099, molte regioni hanno istituito le aziende regionali, anche loro sono, anche loro non possono fare molte, perché se fanno molte vanno ai comuni o non c'è chi altro, alle polizie nazionali. Stiamo parlando di qualche miliardo di incassi potenziali che non vengono minimamente riversati per la sicurezza stradale. Guardate l'uovo di Colombo, che rimanga una parte in quel settore. Come fa il turismo sulla tassa di soggiorno, come fanno le società aeroportuali per quelli che arrivano. Allora, io non dico di ritardo, se non è più tempo di aggiungere
come dire, se ci sono volontari che vogliono, come dire, adottare una strada, lo facciano, chi ce l'ha, lo fate, non lo farete mai, però il tema vero è capire come con certezza una parte dei proventi vanno a finire lì. Vanno a finire. Perché, insomma, pensate al comune di Roma. Lasciamo perdere, qui c'era Guido, salutato, lasciamo perdere adesso il comune Marinole. Ma il comune di Roma ha una rete stradale che con la manutenzione ordinaria non gliela fai. E soprattutto poi, lo diceva Castellucci, ti credo, quando no, tu, non il punito intelligente, ti passa la Fibrotti e poi ti passa la Renner e poi ti passa la Cea e poi ti passa la Romana Gas. È stato tutto un modello, è chiaro. Sappiamo come si lavora, no? Mediamente, se non ci sono, non solo a Roma. Il mantra è stato tutto di Belgio, di mettere le mani lì significa fare un'opera di sostegno finanziario per mettere non esteticamente in sicurezza una rete che è fatta di decine di migliaia di chilometri, tipo vale per Milano, vale per Roma, vale per i paesi. Allora, quello che noi faremo, il bello di questa iniziativa, la finalità utile è che combineremo alcune norme che anticipano e proviamo sui controlli e sulla sicurezza a dire una parte di quello che c'è sei obbligato a finalizzarlo lì, e se non lo fai bisogna prevedere norme ordinatorie e norme sanzionatorie, perché se no continuiamo giustamente in tempi di tagli, ve lo dice uno che è stato anche amministratore, ai tempi miei non c'erano i tagli degli ultimi anni, io lo so, comunque le risorse sono quelle e spesso le deve utilizzare per far funzionare l'asilo nido, per iniziare, però facciamo questo fatto, una parte, siccome la sicurezza è, come dire, importantissima, non come elemento di giustizia oggettiva, è importantissima sotto tutti i profili, sotto tutti i punti di vista, facciamo questo fatto e prendiamo. Allora, la legge nostra va in questa direzione, la delega va in questa direzione, viva Dio, abbiamo un ministro che fra un po' arriverà, ha le idee molto chiare, si combina benissimo con noi, abbiamo ripreso a correre in commissione da 2 mesi a questa parte. Io poi non voglio fare polemiche, non voglio fare polemiche, la nostra leggina, tanto in un convegno senza grandi echi mediatici, la nostra leggina che era pronta per la legislativa a dicembre, dove c'erano anche queste norme, non ha avuto l'ora osta di qualche ministro che non c'è più e di qualcuno che c'è che non aveva capito. Ma questo non si può fare più. Questo non si può fare più, perché se no il scarto della patente già ce l'avevamo, la legislativa non è neanche in aula, la lotta all'esterofestizione, quell'odioso mercato con i paesi dell'estero, ma voi sapete, l'ANIA, non perché qui l'ANIA sta male, l'ANIA perché attraverso quei fondi si ricostituisce il fondo delle vittime, il fondo della sicurezza e tutte le questioni. Comunque, io purtroppo devo andare a un'altra iniziativa. Bravo Minucci, hai fatto una cosa utile, concreta, per quanto io posso garantire e testimoniare abbastanza, noi andremo avanti e prima dell'estate licenzieremo questo. Davvero complimenti.